Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio portarvi un mio consiglio per quanto riguarda l'allenarsi con i droni FPV, soprattutto CineVoop, e in questo caso sarà un DJI Avata, se lo utilizzate soprattutto in acro, perché comunque è importante allenarsi, tenere i pollici allenati anche quando magari si è in periodo in cui si va poco a volare, come magari in questo periodo che fa magari molto freddo, perlomeno dalle mie parti, però mi piace quando c'è una giornata come oggi, fredda ma bella, in una location come questa. Praticamente è un boschetto che ci dà la possibilità di volare, volando soprattutto ovviamente con un CineVoop, lentamente all'interno di una situazione molto critica. Perché critica? Perché non avendo le foglie, tutti questi rametti secchi, soprattutto quelli magari più sottili, li andiamo a vedere all'ultimo momento, quindi vedere questi rametti all'ultimo momento ci fa aumentare la sensibilità e il tempo di reazione nel correggere ovviamente una situazione che potrebbe diventare pericolosa. In questo caso non lo diventerà mai pericolosa, perché al massimo ci andrà a cadere da un'altezza comunque non alta, 1,5 metri, 2 metri, e soprattutto su un terreno morbido, anche se pieno di rovi, soprattutto non per il drone, che non si fa niente se cade nei rovi, ma per voi che dovete andare a riprenderlo, perché c'è il rischio di rimanere impigliati per sempre. Però a parte questo, ragazzi, è davvero molto molto importante secondo me come tipo di allenamento, perché comunque ci dà quel tipo di sensibilità, di reattività, e ci tiene allenati i pollici in situazioni come queste. E come al solito ragazzi, se il video dovesse piacervi, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, spoiler anche di questo video, avevo portato degli spoiler. Sempre se va ragazzi, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, dove posto tantissimi coupon sconto riguardanti i droni e tutta la tecnologia in generale. Ma soprattutto ragazzi, iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdere neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial, una novità. Adesso ragazzi, mettetevi comodi, risoluzione di YouTube al massimo, e gustatevi questa esperienza all'interno di questo.